Siamo con mister Massimiliano De Mozzi e allora dopo 7 vittorie, anche le 3 sconfitte all'11esima giornata è arrivato il primo pareggio. È arrivato contro la capolista, una partita veramente di quelle direi non spettacolari ma toste. Sì, una partita di calcio vera dove le due squadre erano molto organizzate e dove la differenza la poteva fare una giocata, un singolo o una giocata anche di gruppo, ma doveva venire fuori proprio perfetta. E tutte e due ci hanno provato, dobbiamo essere sinceri, che tutte e due le squadre hanno provato a farla questa giocata, sia corale sia sia individuale, però all'ultimo magari si riusciva a chiudere bene sia la loro. È stata una partita dove le squadre stavano bene in campo, c'era grandissimo rispetto tra le due squadre. E soddisfatto di questo sì, pareggio? Sì, soddisfatto perché in altre circostanze, ma io credo che Pozzanovo sia sinceramente sia come noi, favorito. Che ha avuto una sola grande occasione, quindi merito alla nostra difesa. Ho visto invece una Clodiese che nella parte conclusiva della partita ma siamo stati bravi perché non ci ricordiamoci che noi abbiamo già 3 partite in più rispetto a perché la Coppa una volta può anche fare, abbiamo giocato in non è che abbiamo una rosa, non ci serve qualcuno che ci dia la mano. Io vedo le altre squadre oggi Pozzanovo aveva 3-4 giocatori di figura, noi no, ma va bene così, non è che noi siamo una buona squadra che può lottare per la vittoria finale, come comunque anche il Pozzanovo, come comunque il Cerea, come comunque anche il Cagliero, la Belfiorese, il Bardolino, cioè è molto equilibrato. La classifica dice che sono 4 squadre che hanno una media inglese o più 2 o 0, vuol dire che da sopra i 60 punti 4 squadre. È tosta. Dopo 11 giornate di campionato, come appunto tu hai anticipato, ci troviamo a 2 punti praticamente da 2 formazioni, tra l'altro la Belfiorese che oggi ha perso e che noi affrontiamo appunto domenica. Era un po' la classifica che ti aspettavi o anche quelle avversarie che appunto stazionano nella parte alta della classifica sono quelle che ti aspettavi? La classifica mi aspettava questa, magari aspettavo il Cagliero un po' più su, il Cerea un po' più su, ma siamo lì, il Cerea a 5 punti, ora oggi aiuta, ha recuperato rispetto a 9 punti, non c'è il Ladriese dello scorso anno, il Campodasco di 2 anni fa, Milano, no, non c'è nessuna di queste, a meno che ora nel mercato qualcuno vuole fare chissà cosa, fa esplodere. Quelle erano squadre che le mettevi in Serie D potevano vincere in Serie D. Ora invece è dura. Ci voleva forse, provo a ipotizzare, un giocatore che ho visto molto arrabbiato la volta scorsa quando è stato appunto allontanato a Brafà, ci voleva forse un giocatore. Non possiamo permetterci di queste cose qua perché oggi quello che fatto è stata molto, molto ora che non siamo andati la squadra, però se poi adesso domenica prossima sia Brafà che no. La coperta comincia a diventare coperta. Possiamo ipotizzare, mister, strappandotela con la revisione, c'è qualche nuovo arrivo probabile, possibile? Non so, c'è da parlarci, non c'è nulla che non è. Beh, se si può, io sono contento, c'è 2-3 giocatori in più a dare la mano ai nostri ragazzi, come che giusto sia, perché la rosa deve essere posta da 21 giocatori, noi siamo 18, e tu 22 giocatori è la rosa, noi siamo 16, però. Non sono io il presidente e tiro mica fuori il gioco, quindi ho molto rispetto del lavoro. Grazie a Massimiliano De Mozzi e linea tutto per lo studio.